Sotto un paio di video vi ho detto di farmi delle domande. Oggi iniziamo questa nuova rubrica, Lambrenedetto risponde alle vostre domande. Vedo che mi hanno fatto diverse domande, mi hanno anche scritto qualche domanda anche in posta. Comunque ve le leggo e vi rispondo. Anche sotto questo video poi mettetemi le domande, le domande che poi nei prossimi video vi risponderò. Questo uomo nordico mi chiede, allora, qual è il paese migliore in cui investire in immobili? Secondo me in questo momento il paese migliore per investire in immobili è l'Albania, nelle zone di mare. Perché quando poi l'Albania, o anche non solo nelle zone di mare, perché quando l'Albania prima o poi entrerà nell'Unione Europea, come ha fatto la Romania, i prezzi delle case e di tutto aumenterà a dismisura. Quindi secondo me questo è un buon posto. Montenegro, Bosnia, cioè posti che un domani entreranno nell'Unione Europea. Paesi totali, paesi, amico mio, io quando vado in giro non conto i paesi, sono gli sfigati che stanno lì a mettere le bandierine. Io sono andato a San Marino, è uno stato, sono andato a Liechtenstein, sono andato nella città del Vaticano, a me non me ne frega niente di queste robe qua. Allora questo ragazzo mi chiede per quanto riguarda il discorso dei titoli di Stato. I titoli di Stato sono sicuri, amico mio. Chi vi fa video dicendo no, salta tutto per aria, no, poi magari rendono o non rendono, ma BTP, tutte quelle cose lì, che sono comunque sicuri sullo Stato italiano. Arcovaldo mi chiede, potresti dirci qual è il tuo piano di risparmio per la vecchiaia? Io non ho piano di risparmio. Io prendo, spendo, viaggio, vivo, quello che mi resta do una mano alla gente del Donbass, ai bimbi, e do una mano a delle persone in difficoltà, e prendo e viaggio. Io non ho nessun piano di risparmio. Quando andrò in vecchiaia prenderò la pensione, ma non ho nessun piano di accumulazione di risparmio. Io vivo giorno per giorno, come diceva John Rambo. Perché le ragazze italiane se la tirano, mi chiedi? Non parlo delle ragazze proprio belle belle, quelle sì hanno anche il diritto di tirarsi, ma di quelle di un fisico mediocre, anzi quelle ragazze italiane, perché se allora questo mi chiede perché, sempre sto ragazzo, mi chiede perché le ragazze italiane se la tirano, per alcuni magari non se la tirano. Diciamo che avendo lavorato tanti anni come buttafuori nelle discoteche, ho notato che in Italia la percentuale di uomini è maggioritaria rispetto alle donne. Mentre ho provato a essere in paesi esteri dove la maggior parte in discoteca, nei locali, erano donne e non uomini. È chiaro che se abbiamo 50 uomini e 4 ragazze, 5, 10 ragazze, con una percentuale così alta, normalmente la donna, ovviamente, non dico che se la tira, però ha tanti uomini da poter scegliere. Mentre se vai in un locale, a me è provato a essere in discoteche, mi ricordo una volta in una discoteca di Ventspils in Lettonia, dove sono entrato e c'erano 5 uomini e 50 ragazze. È chiaro che allora lì il rapporto è invertito, è questo, è che secondo me è proprio qui. Ci sono molti paesi dove la percentuale di donne magari è più alta. Lambre, qual è il tuo piano di lavoro? Cosa faresti se avessi 31 anni con 170.000 euro a Napoli o il sud Italia? Mi chiede Valeria. Prenderei, andrei a Playa de Gandia sotto Valencia, comprerei 2 appartamenti sul litorale con 60-70 mila, li puoi comprare, e con 25-30 prendo un monolocale nel pueblo di Gandia, perché è appena distante. Affitterei quei 2 appartamenti con un bed and breakfast, cioè li affitterei con Airbnb, e non farei niente tutto il giorno. O se avessi 170k a Napoli, continuerei a lavorare e viaggio, li spendo. Metterei a quel punto lì, li metterei 150, ne metterei 150 oggi che il BTP vale 4%, li metterei giù così e 20.000 li uso, viaggio, continuo un po' a lavorare. Potresti fare anche questo. Bulgaria per un ristorantino o Spagna? O li investi sempre in ristorazione? Ma
Io ti dico, la Bulgaria ci sono stato 2 o 3 volte, non conosco bene. Spagna per il discorso investimento. Spagna, io piuttosto prenderei una gelateria. C'è un mio amico che vende la gelateria ben avviata, si è rotto i coglioni, vuole andare in pensione fra 3-4 anni in Germania. Io prenderei una gelateria in Germania o se aprissi un ristorante lo aprirei in Russia, che un ristorante italiano, una pizzeria lì lavorano sempre. Il mio amico aveva un ristorante a San Diego, in America, ha chiuso a San Diego, ha aperto una catena di 5-6 pizzerie a Mosca, le vuole aprire adesso altre 2 o 3 a San Pietroburgo e mi ha detto che ha fatto la cosa migliore della sua vita. Se in America a San Diego faceva, per dirti, 100.000 euro all'anno di guadagni, oggi in Russia ne fa 10 volte di più, con pizzerie e compagnia varia. Allora, Bulgaria, se un domani non troppo lontano in Italia dovesse essere messa a speculazione, non so quante possono tenere le clausole, la nostra palla al piede, il debito. Quella del debito pubblico è una balla incredibile, perché il creditore vuole sempre che il debitore paga. Noi non riusciremo mai a pagare i 3 miliardi di debito che abbiamo, ma in compenso tutti gli anni paghiamo cos'è, 80-90 miliardi di debito. Quindi continuiamo a dare, quindi il debito non si estinguerà mai e continuiamo sempre a pagarlo. Quindi questo giochetto del debito, dove nel mondo c'è 5 volte il debito del PIL, è un giochetto che va bene ai creditori. Quindi questo discorso, stai tranquillo che l'Italia non fallirà mai, anzi, i creditori sono contenti che tu tutti gli anni continui a pagare. Intanto da noi non c'è nessuna voglia di essere sovranisti, di uscire dall'Unione Europea, dall'euro, da tutte queste cose, quindi continueremo a pagare. Purtroppo ne abbiamo grazie rispetto alle clausole, va bene, deve essere bellissimo girare il mondo. E questo qui, adesso vado in un altro video, quello antecedente, che anche lì mi hanno fatto un pochettino di domande sotto, dove io vi dicevo, chiedetemi, ok, adesso vi rispondo anche a questo. Comunque adesso sotto questo video qua, ecco, scrivetemi altre domande che volete sapere. Di questo qua. Ah, il Marocco, parto in Marocco fra una settimana, ho detto che andrò in Marocco, andrò a vedere com'è la situazione per capire il costo della vita, vi farò un reportage. Vado alla scoperta, se è possibile poter andare a vivere in Marocco, quanto costa, eccetera, eccetera. L'hambre, una domanda ce l'avrei. Tu ti sei calmato molto. Come riesci a non scoppiare di rabbia, visto che nella vita quotidiana c'è tanta gente cattiva, malevola, pigra, fannullone pesante? Ma amico mio, per quanto riguarda il discorso internet, i vari odiatori, troll, haters, li gestisco, altrimenti non sarei su internet, ignorandoli. Per quanto riguarda la vita quotidiana non mi arrabbio più, perché si vede che la gente è contenta così. L'altro giorno lì sono, ho preso un cavalcavia, era disseminato da parte di buste di spazzatura buttata dalla gente, che lì, prendendo tutte le varie rampe, se tu vai sulla Milano Meda è una roba vergognosa. Ogni cavalcavia è disseminato di bottiglie, di sacchetti, che poi quando li lanciano si spacca. Preso questo cavalcavia, una cosa oscena, ma non è l'unico caso isolato. Se giri nel Milanese veramente trovi delle cose assurde. Non mi arrabbio, perché si vede che alla gente gli va bene così. Poi se tu inizi e ti arrabbi, c'è anche quelli che dicono no, ma va, ma ce l'hai con l'Italia, robo. Allora, se a voi piacciono queste situazioni, tenetevele. Per quanto riguarda invece il discorso politico, no, secondo me adesso attaccheranno la casa con la scusa che lo dice l'Europa. Reputo questo governo, se non il peggiore di sempre, uno dei peggiori. È neoliberista puro, però agli italiani, in particolare al ceto medio, al ceto piccolo, piace questa gente, piace il neoliberismo, cioè, che è una follia, e quindi tenetevelo, tenendo presente che poi non esiste un'alternativa, perché sono tutti uguali a questo. Da 30 anni non esiste più un partito di sinistra che difenda operai, lavoratori, ceto medio in Parlamento, quindi la gente piace il neoliberismo destroide,
se lo tenga, cioè mi devo arrabbiare io, cioè perché mi devo arrabbiare, cioè mi devo arrabbiare, mi arrabbierò quando poi magari arriverà che dovrò spenderci soldi per colpa di questa gente, perché inizieranno a rompere i coglioni sulle case, però purtroppo io mi devo adattare, se la gente piace a questi, contenti loro. Allora, avrei una domanda: come muoversi sul mercato del lavoro per un cinquantenne famiglia che ha perso posto di lavoro? Ho perso posto di lavoro, facevo l'account per un'azienda industriale. Amico mio, se a 50 anni hai perso posto di lavoro in Italia è una cosa drammatica, è una cosa veramente una cosa drammatica. Io sto aiutando delle situazioni familiari proprio di gente che ha perso il lavoro a 50 anni, faccio quello che posso quando ricevo qualche aiuto, ultimamente non ne sto ricevendo da più di 20 giorni, un mese, quindi sanno benissimo queste situazioni che io ho il mio lavoro normale, prima vengono i bimbi del Donbass, poi devo anch'io mangiare e poi quando mi avanza qualcosa, che mi avanza di personale o che mi danno qualcosa, gli do una mano. Sanno benissimo che non mi devono chiamare, stressare, so che li sta aiutando anche un pochettino, anche la Caritas, quelle situazioni lì, io quando posso li aiuto. Se a 50 anni hai perso posto di lavoro, in Germania se hai voglia di lavorare lo trovi domani mattina. In Italia se hai perso 50 anni il posto di lavoro è drammatico. Come vedo l'economia nel 2024 ne parleremo in un video specifico. Quanti soldi servono per smettere di lavorare veramente ne parleremo in un altro video. Questo mi parla di un utente bloccato, smettere di lavorare grazie ai crani di locazione, ne abbiamo parlato in un video. Questi mi parlano di troll. Sarebbe, l'avrei detto, sarebbe interessante un video su quanti soldi servono secondo te, se si deve avere per fasce d'età per essere considerato benestante. Dipende dove vivi, dipende che stile di vita hai, dipende dal costo della vita, dipende cosa intendi per essere benestante. Se apri, se studi economia, come ho studiato io per anni, e se poi decidi anche di dare degli esami per diventare promotore, comunque, cioè, se studi economia, la ricchezza non sono i soldi che uno ha in banca, ma sono la quantità di beni economici che uno possiede. Quindi per essere un benestante devi avere un tot di beni economici e non tanti soldi in banca. Quindi se tu hai uno stile di vita minimal, cioè ti faccio un esempio, se tu hai in banca 1 milione di euro hai anche 10 appartamenti in affitto che ti possono portare tot entrate, se il tuo stile di vita è che ti alzi, fai la camminata al lago, nel bosco, nel parco, se hai un paio di scarpe, se nella vita non ti concedi mai nulla, non hai una bella macchina, non vai in vacanza, non fai un certo stile di vita, non vai ai ristoranti, puoi avere anche 1 milione di euro, 2 milioni di euro e non sei un benestante, sei un poveraccio. Questo non lo dico io, lo dice se studi un po' di economia. Quindi la ricchezza è la quantità di beni economici che uno possiede. Quindi per essere benestante devi avere molti beni economici, devi fare un certo stile di vita. Per fare un certo stile di vita comunque servono i soldi, è chiaro, ma non servono i soldi, servono i soldi e devi saperli spendere, cioè devi spenderli. Cioè, quindi uno potrebbe essere molto più benestante, uno che c'ha, adesso devo andare che si vede che è arrivato qualcuno che consegna i pacchi, e visto che siamo alle 12:30 che nessuno, allora uno è molto più ricco se può essere uno più ricco se ha 100.000 euro,
che uno che magari, visto che c'è il ragazzo da basso, vediamo se va lui ad aprirgli, se no mi tocca andare a me. Sì, sta andando giù, sta andando giù. Allora, no, c'è anche l'impiegato, visto che non è ancora andato a casa. Allora, stavo ripetendo, se uno ha 100.000 euro e ha un certo stile di vita, è più benestante di uno che magari ha 500.000 euro e vive in una maniera miserabile. Questo qui è il discorso. L'ambre netto a sborco e tramite la famosa saga greca, vediamo, l'ambre con una rendita fissa di 2.000 euro al mese, fatta magari affittando le proprietà e poi andando in un paese dove costa vita più basso, come Colombia o altro, dove fa sempre con quel patrimonio che si viva benissimo. Cosa ne pensi? Ma pensa che con 2.000 euro al mese vivi benissimo anche in Spagna, c'è bisogno di andare in Colombia. Con 2.000 euro al mese vivi benissimo anche in Grecia. Con 2.000 euro al mese vivi benissimo anche al sud Italia, Vito. Cioè, con 2.000 euro al mese, benissimo. Comunque sì, effettivamente, anche se io tendenzialmente non andrei mai a abitare in paesi così. Ci andrei in vacanza, nel senso che comunque tenderei a stare in qualche paese europeo o vicino, dove comunque è importante anche il discorso sanitario. Una rendita passiva serve per sempre, non è facile avere una rendita passiva comunque, Tiziano, quello è vero. Viva Spagna, mi scrivi, io sono invalido civile al 100%, vivo con i miei, single e lavoro da 15 anni al McDonald's, facendo 4 ore al giorno, e credo che anche per me la vedo dura tirare avanti. Però mi dici che sei invalido civile al 100%, però lavori ancora 4 ore. E bisogna vedere quanto ti danno ovviamente di invalidità. Io trovo una vergogna che in Italia i parlamentari prendono 15-20 mila euro al mese e gli invalidi prendono diciamo degli stipendi mensili o delle pensioni da fame o delle integrazioni da fame. I politici vivono la grande senza lavorare. Se è tornato, anche se si riesce a trovare una piccola rendita, come si fa per la pensione? Penso che la pensione sia importante, amico mio. Se ne arrivi che non hai una pensione, è veramente dura, a meno che tu hai una rendita fissa. Certo che se uno ha 5-6 appartamenti è una rendita. Uno mi chiede quanto, come investire 100.000 euro, ti ho fatto il video dopo. Ok. Fareste altri video dove si vive con 200, 300, 400 euro al mese? Dopo gli aumenti li ho già fatti questi video, vai a vederli. Fai il lavoro che ti piace e non lavorare neanche un giorno. Questa è una cosa che assolutamente non condivido. Che è arrivato? No, non lo so, no, non lo so. Sono lì? No, non lo so dove ce li ha. Dagli il Deprian, digli di chiamarlo. Allora, fai il lavoro che ti piace e non lavorare neanche un giorno. Questa è una cazzata. Se fai anche il lavoro che ti piace, lavori, amico mio. Cioè, è sempre lavoro. Il lavoro, ok, uno può fare anche il lavoro che piace, però come dice il buon Silvano Agosti, sarebbe meglio non lavorare. Io sono libero di fare il taccagno. Va bene, ragazzi. Classico maschio sposato, 2 bambini, good luck. Se hai 2 bambini, questo mi dice Be Free, se hai 2 bambini sicuramente non smetterai mai di lavorare, se hai dei bambini, magari cambierai lavoro. Antonio Preti dice, se ti metti in proprio lavorerai molto di più. Condivido, se ti licenzi e ti metti in proprio a lavorare a casa, facendo anche altri tipi di lavoro, sono convinto che lavori di più di quello che uno lavora sottodipendente. Io vi mando un abbraccio, ragazzi, va bene, a posto.
io sto da solo, sarà qualche rappresentante. Allora, chiediti perché non sei ancora... Chiediti perché non lo so, non so neanche cosa vuol dire. Basta fare il politico, puoi sposare una ricca e uno che lavora là. Niente, quindi vi saluto ragazzi, vi mando un abbraccio. Alla prossima, fatemi delle altre domande che vi rispondo.